Salve ragazzi, e oggi riprendiamo quelle che sono le lezioni del programma Tutor, quindi il programma di chimica organica per farmacia e sostanzialmente anche di CTF. Nello specifico oggi vediamo la preparazione degli alcheni, l'altra volta avevamo fatto un'introduzione, vediamo le eliminazioni, cioè la deidrogenazione oggi e la prossima, la lezione 11, la disidratazione degli alcoli. Parlando della deidrogenazione, come dice il termine, la devo effettuare sugli alogenuri alchilici. Allora, nello specifico qui ho scritto un alogenuro alchilico generico, poi vedremo, riprenderemo questo discorso quando parleremo della competizione tra eliminazioni, cioè queste reazioni per formare alcheni, e le sostituzioni nucleofile, perché gli alogenuri alchilici danno entrambe le reazioni bene, e vedremo come si svolge quella che è la competizione tra SN ed eliminazioni. Nello specifico, qui ho un alogenuro alchilico generico, sto solo mostrando i meccanismi semplificati e sto utilizzando in questo caso l'amiduro, una base chiaramente fortissima che favorirà il meccanismo di eliminazione piuttosto che sostituzione, soprattutto il meccanismo di eliminazione 2 con un unico passaggio. Quindi l'amiduro che cosa fa? Va a strappare il protone in beta al carbonio alfa, che è quello che lega l'alogeno o che è quello che lega il gruppo H negli alcoli. Infatti parliamo anche di beta eliminazione o eliminazione 1-2. Quindi l'amiduro strappa il protone in posizione beta, questo legame sigma rientra formando legame pi greco e viene espulso quello che è l'alogeno in forma di alogenuro perché viene portata via tutta la coppia di legame. Cosa si crea? In pratica io sto dicendo che si crea un doppio legame, quindi questo legame per noi diventerà questo, un pochino lo mettiamo ancora più in evidenza, l'amiduro intercettando il protone formerà l'ammoniaca e soprattutto andiamo ad espellere quello che è l'alogenuro, che sarà in questo caso il gruppo uscente, che è X-, che poteva essere un cloruro o un bromuro. La sostanza di tutto questo è che in questo meccanismo, in un unico passaggio, si forma un alchene. Poi vedremo che andremo con le eliminazioni a rispettare quella che è la cosiddetta regola di Zaitsev. Potete scriverlo anche in un altro modo, potrebbe essere Y e due F finali, sono due modi diversi di scriverlo, però va bene uguale. Nella regola di Zaitsev ci dice che dobbiamo andare a creare l'alchene più sostituito, pur creando una sorta di miscela 80-20 circa. L'alchene più sostituito è quello che si forma in maggiori quantità perché risulta essere quello più stabile. E attenzione che nell'E2, prima della regola di Zaitsev, deve essere rispettato un requisito essenziale, cioè l'anticoplanarità, cioè il protone che si deve staccare nell'E2 deve essere in anti rispetto all'alogeno che si sta liberando. Quindi deidroalogenazione, sto eliminando per andare a creare un doppio legame. Nell'E2 deve essere rispettato il requisito dell'anticoplanarità anche prima di seguire quella che è la regola classica di Zaitsev. Notate bene che qui abbiamo una base molto forte che favorisce l'E2. Il solvente da utilizzare sarà un solvente, anche se debolmente polare, ma deve essere aprotico, che favorisce appunto le reazioni in un unico passaggio. Vedremo perché quando parleremo degli alogenuri alchilici. Ricordatevi che i solventi aprotici vanno a favorire quelli che sono i meccanismi E1, SN1, quindi con più passaggi, quindi con la formazione di ioni in pratica. In questo caso non si forma, si formano cariche parziali, ma non ioni. E quindi in questo caso abbiamo detto E2. Andiamo a vedere velocemente quella che invece potrebbe essere il meccanismo E1. Ricordiamoci che il meccanismo E1 è più che altro una cosa che non va tanto bene dal punto di vista pratico perché compete con SN1, il prodotto principale è solitamente il prodotto di sostituzione SN1. L'E1 accompagna l'SN1 e diciamo che lo facciamo vedere, ma non è certamente il meccanismo più importante dal punto di vista pratico. Infatti l'E1 si tende a evitarsi utilizzando temperature basse favorendo l'SN1. Vedremo quella competizione comunque. Però se dobbiamo stare a indicare solamente quello che può, diciamo così, avvenire in una classica E1, quindi con i due passaggi,
utilizzando un solvente polare protico per favorire la formazione di carbocationi e quindi la formazione di ioni. Comunque andremo a far vedere questa cosa, cioè facciamo vedere nel meccanismo E1 che l'alogeno si stacca, quindi si viene a creare un carbocatione. Notate bene che qui l'idrogeno l'ho messo dalla stessa parte, non c'è nessuna. Il requisito dell'anticoplanarità nell'E1 non esiste. Formiamo un carbocatione e si libera l'alogeno, ok, in forma di alogenuro. E una volta che abbiamo formato il carbocatione, viene portato via il protone da una base che chiaramente in questo caso deve essere un nucleofilo debole, come per esempio l'acqua, quindi polare protico, che favorirà i meccanismi di tipo ionico, quindi come anche l'E1, e l'acqua andrà a favorire l'uscita di questo protone, in modo tale che questo legame possa rientrare a compensare questo carbonio carbocationico per andare a creare anche in questo caso, che cosa? Un alchene. Ok? In questo caso si formerà anche H3O più. L'alogenuro l'abbiamo scritto qua, se non l'avessimo scritto qua l'avremmo riportato qui come più X meno, ma la cosa essenziale è che noi attraverso reazioni di eliminazione nello specifico di deidro, deidroalogenazione, andiamo a creare quelli che sono gli alcheni. Ricordiamoci che una regola importantissima è la regola di Zaitsev, che dice che si deve creare l'alchene più sostituito. Nelle due, però, attenzione al requisito essenziale dell'anticoplanarità. In questo caso, nelle uno non esiste. Infatti, notate che ho messo l'idrogeno dalla stessa parte. Questo discorso sulla preparazione degli alcheni lo riprenderemo nelle competizioni con le sostituzioni, quando vedremo gli alogenuri alchilici. Nella lezione 11 vedremo anche il discorso teorico della disidratazione degli alcoli. A prestissimo, iscrivetevi al canale per ricevere nuove notifiche e se vi è piaciuto il video mettete il mi piace. Grazie ragazzi.